Io il massimo che posso fare è raccogliere le farfalle, è la cosa più adrenalinica che posso fare in questo gioco in modalità master. Ne ho prese ben due. Wow! Due farfalle in house! Due farfalle! Ciao bellissimi uomini, questo è Electric. E siamo di nuovo su Zelda Breath of the Wild. Da! Breath of the Wild, da! Modalità Master, vedete che è rosso qui. È rosso perché siamo in modalità Master, che vuol dire, in italiano Master vuol dire te rompo il culo. Ecco che vuol dire la modalità Master. Perché mettere dei cazzo di Lynel all'inizio è un po' brutale, ma io ci ho giocato un pochino da solo. Non qua, non con questo account. E sono riuscito a ammazzare qualcuno, ma è stata una bella impresa, quindi vediamo che cosa accade. Adesso mi devo ricordare che non ho ancora la paravela, perché sennò inizio subito a suicidarmi e a buttarmi di sotto. Quindi devo scendere piano piano per i gradini. E oppele, 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 wii! E ovviamente arriva quel vecchio maledetto. Tutti sti dialoghi all'inizio del gioco, che palle! Che non si può saltare nemmeno un cacchio di filmato, cioè bisogna vederselo. Allora, mi devo ricordare che qui non c'ho un ceppo di niente, se non qualche bastone. Quindi siamo in una situazione alquanto pericolosa, signori. Anche perché qui ci stanno le bestie di Satana, quindi prima di ammazzare tutte queste bestie, direi, muoviamoci e cerchiamo di prendere tutti i sagrari. I sagherari. Così a sbloccare le armi principali di Link. Allora, qualcuno mi ha consigliato di fare questa serie senza potenziare non solo mai il portacuore, ma neanche mai il portavigore, che è alquanto brutale, ma potrebbe starci come sfida, no? Che dite? È piacevole come sfida? Non lo so, tanto lo sapete che io non finisco mai un let's play. Lo facciamo solo per gioia, per la gioia di giocare e di perdere tempo. Oh, qui c'è un altro forziere del DLC, apriamolo! Davanti al sacrario di sto ceppo, un rubino. Bene, non mi serve a niente, ma ok. Entriamo qui dentro. Caricamento in corso! Caricamento in corso! In un solo episodio ce la faccio fare tutti i sacrari? Quanto tempo ho a disposizione oggi? Io fra 20 minuti devo andare via, porca zozza! E abbiamo la calamita! Calamitron! Nessuna novità, l'abbiamo già fatto, dai! Via da qua! Ciao! Via tutto da qua! Via! Oddio, questo come lo ammazzo se che non c'ho niente? Accidenti, accidenti! Calma, devo prendere questo! Non mi sparare, non mi sparare! Bravo, adesso io ti butto piano piano di sotto, perché è l'unico modo che ho per ucciderti, a meno che io non ti prenda solo a bastonate, ma... Spara, che devi fare? Non ti voglio prendere solo a bastonate, perché quei bastoni sono preziosi. Ti do questo sulla testa, eh. Wow, micidiale! Se lo dai sulla testa lo ammazzi subito! Quindi grazie a questa modalità master dovrò essere più intelligente, cioè... Dovrò ragionare di più su modi, metodi creativi per uccidere la gente, le bestie di Satana. Posso farcela quindi, perché adesso ho ammazzato quello usando solo la calamita e direi che sono stato alquanto bravo, no? Qui c'è qualcosa di utile? Un arco? Tanto non c'ho le frecce, io che ci fo' gli niente, niente. Apriti, Sedano! Apriti! Bene, il primo emblema preso. Caricamento in corso! Caricamento in corso! Che palle sto vecchio, e dai, lo sappiamo che sei il re di sto ceppo. Bene, ci teletrasportiamo qui velocemente, ma proprio super velocemente. Quindi noi oggi dobbiamo fare questo, questo. E dove cacchio è l'altro? È lassù in cima, ma non lo vedo. Eccolo là. Ops, non ci ho preso, ma va bene. Però per fare quello di neve devo cacciare un cinghiale là. Quindi prima di tutto vado là, caccio un bel cinghialaus. Wow, questo è il cammino dell'eroe. Io posso vedere il tragitto che ho svolto negli ultimi, non mi ricordo quante ore di gioco. Ultime 20 ore di gioco, mi sembra. Fichérrimo, è tosto così. Dai, ma è comodissimo. Perché non l'hanno fatto prima? Teletrasporto. Va bene, mi prendo un forziere proprio al volo, cerco di essere veloce, perché ho pochissimo tempo, devo andare via e devo finire tutti i sagherari. La domanda è, come faccio a ammazzare un cinghiale se non ho le frecce? Semplicemente non si può. Però mi ricordo dove ci sono delle frecce di ghiaccio, a parte che qui dentro di solito ci sono delle frecce. E pam! Freccia di legno, ce n'è una, mamma! Ce n'ho due, ce n'ho tre. Ce n'è un po', ce n'è un po'. A sufficienza. Poi usando questo pezzo qua, questo ponte, posso prenderne altre di frecce di ghiaccio, perché stanno su quei due forzieri là. Ok, piano piano, con delicatezza. Ok, ok, così. No!
No, fermo, dove vai? Così va benissimo, non cadere, grazie. Qui ci dovrebbero essere le frecce di ghiaccio. 5 frecce di ghiaccio. Però non posso ammazzare il cinghiale con le frecce di ghiaccio, perché congelerei la carne, diventerebbe carne ghiacciata. Però una freccia di fuoco, però così lo cuocerei la carne, non va bene? Ste frecce elementali, che ci fai con le frecce elementali? Niente. Niente. Però qui intanto mi posso prendere un bel Korogu mettendo questo qua. Grazie mille signor Korogu, dammi il seme e vattene via. Grazie. Poi sotto questo sasso ce n'era un altro, mi ricordo. Sotto questo masso. Poi ci sono anche dei rospi, dei rospacci. Prendo prima i rospacci. Mi hanno visto? No. Ecco un rospetto per me, rana lesta. La rana che t'appesta, un'altra rana lesta. E qui c'è un Korogu. Yahai! Ho 3 frecce, devo usarle saggiamente. Ah, lì ne vedo uno di cinghiale. Sta oltre quella collina. Ah, se vi avvicinate tirando già l'arco, lui non vi sente appunto quando tirate l'arco. Perché se no, se vi avvicinate prima e poi tirate la corda dell'arco, di solito si accorge di voi, pensa. E adesso non vedo niente, c'ho un albero davanti, c'ho un mondo intero davanti. Oh, l'ho ammazzato! Grande! Grande! Grande mago! Mi manca il pesce. Il pesce, a posto. Il pesce lo andiamo a prendere subito. Ah, sotto quell'albero c'è un altro Korogu, mi sembra, se non sbaglio. Me lo ricordo, io so forte. Mica so scemo. Basta togliere queste foglie, che non si tolgono. Quindi devo usare l'ascia. Ciam! Via le foglie. Qui sotto c'è un Korogu. Mi ha finito il download dell'aggiornamento di ARMS. Oggi è uscito un altro personaggio, che tra l'altro è quello che devi ammazzare durante la finale. Come si chiamava? I can't remember. Brass qualcosa. Sti rospacci. A me serve un pesce, qui vedo delle rane, vedo dei pesci, tutto quello che mi serve. Pesce preso, rana, non scappare rana. C'è un altro pesce. Oh, i pesci qui. Adesso andiamo a prendere le bombe. Qui devo stare attento perché ci potrebbe essere Lionel nella zona dove sto andando. Oh, oh, mi stai inseguendo una bestia di Satana. Vai via, perché io non... Io non ti sto rompendo, non ti voglio uccidere, perché non ho neanche la possibilità di ucciderti. Quindi tu lasciami in pace. Ecco, vedete, lì, in quella caverna, ci sta addirittura un Bokoblin già di livello tipo 3, nel senso, per capirci. Quelli blu sono tipo di livello 2, no? Per capirci, non è che sono di livello 2, sono di livello superiore a quello normale. E lì dentro ce n'è uno ancora di livello superiore a quelli blu. Io l'ho ammazzato da solo, ma è stata una bella impresa. Già avevo la paravela, quindi potevo usare l'arco in modalità Matrix rallentata. Io il massimo che posso fare è raccogliere le farfalle, è la cosa più adrenalinica che posso fare in questo gioco in modalità master. Ne ho prese ben 2. Wow! 2 farfalle in house! 2 farfalle! Qui bisogna stare attenti perché ci sono i guardiani che sono dangerous, sono very dangerous, e io non vorrei morire per via di un guardiano. Io non vorrei morire affatto in generale. E fino adesso non mi sembra di essere mai morto su questa serie in modalità master, eh? Anche perché questo è solo il secondo video, quindi sarebbe alquanto vergognoso. Ah, ah, ce l'ho dietro. Ciao. Aspettate, se non sbaglio qui c'era un'arma buona. Sì, sì, c'è una spada da soldato. Con questa non posso ammazzare sicuramente... Non posso ammazzare sicuramente i Lionel con questa, ma posso senz'altro ammazzare qualche Bokoblin. Eccola qua, spada da soldato, fantastico. E me la segno sulla mappa, così me la ricordo che sta lì. Che è un'arma molto buona, soprattutto per adesso, perché posso sconfiggere quelli blu con 4-5 colpi massimo. E fa proprio il caso mio, quindi. Posso uccidere cose. Mamma, hai visto? Frank, hai visto? Ora posso uccidere anch'io. Entriamo anche qui dentro, per carità. Caricamento in corso, caricamento in corso. Dammi questa bomba, dammi questa bomba. Guarda come tiro le bombe, yeah yeah. A me piacciono tirare le bombe, mi piacciono fare esplodere le cose. Un forziere, la la la. Uno spadone fa comodo, questo può uccidere. Non come i bastoni, che possono solo accarezzare i cattivi. A questa la potrei anche appoggiare, ma preferisco fare così. Mi sono fatta male. Adesso che ci penso, pochissimo cibo. Tocca che ci gioco un po' da solo per raccogliere un po' di cose. Via qua dentro la bomba, sparala là e io faccio esplodere tutto. Numero 1. Me li ricordo praticamente a memoria questi puzzle ormai. Dai, lanciami. Un forziere, minchia. Link non direbbe minchia, non è un tipo che dice le parolacce. Ciucciami l'uccello, forziere. Link, basta. Basta! E abbiamo un altro emblema. Fantastic, fantastic. Fammi saltare però le cose, non ne posso più di vedere i video. Caricamento in corso. Caricamento in corso. Guarda sti scheletri pure che non si fai affari loro, porca zozza. Però questi si ammazzano sempre con un colpo. Questa è la cosa buona. Adesso che ho le bombe, mi posso aiutare per ucciderli.
Fantastic, fantastic, no? Posso prendere qualche arma al di fuori dei bastoni, non è fantastic? Uno scudo addirittura, ma è da ricchi avere lo scudo. Quindi sono ricco. Un corno di boblin, mamma mia, ma io guarda. Tutte ste robe, guarda. Una spada. Ma che è tutta sta roba buona, oh? Ma che sta scherzando? No, i pipistrelli. I pipistrelli, questi almeno si ammazzano sempre con un colpo. Molto buona come cosa. Ali di pipistrello. Oh, mi sta proprio del Lionel. Cristoforo, ma che è matto quello. Innanzitutto fammelo puntare. Perché questo qua, cambiamo la puntina e ci mettiamo il teschio. Per dire, qui c'è un Lionel. È molto pericoloso questa cosa, oh. Mamma mia, così mi fai perdere un sacco di tempo, Lionel. Io voglio andare via da qua. Ti vede da un sacco lontano, quel bastardo. Ah, si è girato. Citrullo. Allora, questi, uno almeno lo possiamo ammazzare di soppiatto. Sto perdendo tempo, letteralmente, perché non dovrei perdere tempo con loro, ma ogni tanto anch'io voglio uccidere delle cose che sono vive e non più vive. Quindi comunque sia, l'attacco alle spalle toglie ancora un bordello. Oh, si è accorto di me. Oh, è morto. Bene, questo spadone fa danni decenti. Ora che inizio a avere delle armi al di fuori dei bastoni, ne posso buttare un po' via. Via! Qui spacchiamo tutto. Poi prendo un po' di miele. Che male non fa. Adesso questi funghi mi serviranno praticamente subito. Sti funghetti verdi. Ci dovrò cucinare cose interessanti. Vigorino, vigorino. Dammi un vigorino. Aspetto un po' davanti al fuoco per far diventare giorno. Per sicurezza, non si sa mai. Ah, qui devo cuocere un pesce, una carne. Ah no, mi manca uno. Mi mancano i peperoncini qua, eccoli qua. No, non voglio leggere. Voglio il caldo perone, voglio. Anche un'ascia, perché no? Allora, un pezzo di carne, un caldo perone e un aspio di irule. Cucinati, per favore. Grigliata mista picca picca, questa è quella che vuole il tipo. Adesso servono delle cose a noi, quindi mettiamo semplicemente 3 vigorini e una mela, vediamo che cosa esce fuori. Ci serve qualcosa che ci recuperi la stamina. Insalata di frutta e funghi, ottima, ottima direi. E uno spiedino di pesce, non recupera tantissimo quello, ma ok. Adesso dobbiamo parlare con lui, perché se no non fai partire il cacchio di evento, bla bla bla. Che fai? Non me ne frega niente. Lo aiutiamo a buttare giù gli alberi. Oh, una foglia corogu, questa è molto comoda, perché posso buttare le persone di sotto così. Quindi qui, questo albero ci serve giù così, perfetto. Adesso andiamo là, calma. Muoviti vecchio, te devo dare da mangiare, tu mi devi dare da fare per il freddo. Dai, non ho tempo per aspettare te. Devo fare cose, devo andare in palestra, c'ho cose più importanti da fare, quindi inizio a correre adesso così mi scaldo. Dai, mettiti seduto, dai. Dai che sei bravo tu. Oh, bene. Vi faccio vedere quello che è da mangiare, cioè la ricetta sua. E lui mi dà la tunica antifreddo. Così adesso posso andare su in cima e prendere freddo, appunto. Ah, cerchiamo di non ammazzarci subito. Benissimo. Numero uno, number one in the house. Adesso questi c'hanno le lance, i diavoli, ma io c'ho le bombe. Figo, vero? Vai di sotto, zozzo! Ai! Ai, mammita! Mi ha fatto male! No, fermo. Va tutto bene, facciamola finita. Pam! Questo è morto, siamo ok. Buttiamo giù l'albero che ci prendiamo un po' di melette che ci serve. Io non so voi, ma a me le mele mi serve per ficcarmele dove non batte il sole. Ma quella è una cosa personale, quindi non ditela a nessuno, grazie. Facciamo esplodere un muro, tanto perché non ho un cacchio di meglio da fare, a quanto pare. E guarda caso qualcuno ce l'ha nascosto un forziere dietro, magia! Frecce di fuoco, numero 5. Bene, adesso possiamo iniziare a fare la scalata, fin lassù. Cerchiamo di fare una cosa veloce, ma neanche troppo, perché sennò cado e muoio. Per voi sarà velocissimo, perché adesso velocizzo tutto. Ce l'abbiamo fatta, sacrario di Uamo, dai! Entriamo dentro, per carità divina. Prendiamo lo strumento che ferma il tempo. Zawardu! Tanto per citare Jojo, che non ho mai visto. Zawardu! Yeah! Zawardu! Yeah! Forziere, cosa ci sarà mai qui dentro di così magico, incredibile, uno scudo? Oh, questo è il mio scudo preferito. È lo scudo più bello, secondo me, del gioco, proprio esteticamente. Il disegno è molto carino, mi piace, tutto qua. È un problema per voi? Spero di no. Non mi giudicherete perché mi piace uno scudo di legno e non magari uno di metallo. Che ci fai col metallo? Non serve a niente, te lo dico io. Martello di ferro! Zawardu! Pum!
sta guardando là. E qui abbiamo finito, signori. Caricamento in corso. Zawardo, via da qua, via. Zawardo, c'era un forziere qui, dovevo liberarlo da questo macigno per prendere un arco. E si sa, gli archi si trovano sempre sotto i macigni, dentro i forzieri di pietra. Tipo qua sotto il parcheggio, tante volte io trovo questi forzieri di pietra disseminati, camminando. Ci vado sempre a sbattere con i piedi, un male cane. Li apro, ci stanno gli archi. E non so che farci, perché non è che ammazziamo la gente qui a Fabriano. E adesso posso mettermi questo, perché sto morendo di freddo. E vedete come ho accelerato la faccenda. Poi qui verrò da solo a esplorare il tutto. Don't worry. A esplorare le cose nuove della modalità Master. Adesso voglio soltanto togliermi questa prima fase dell'altopiano, così da poter usare gli amiibo. No, fate finta che non ci sono, fate finta che non ci sono, perché gli amiibo li posso utilizzare anche adesso, però sarebbe più intelligente utilizzarli al di fuori dell'altopiano, così quello di Link di Twilight Princess mi dà il cavallo Epona. Eccolo là, uno di livello superiore a quello blu, vedete? È tipo marrone scuro. Sì, è tipo marrone. Ma è tipo marrone. Ma io con marrone che ci faccio con marrone? Mi hai visto quello marrone? No, non mi hai visto marrone. Mamma mia, zia, tocca sempre camminare un sacco qui. C'ho meno di 10 minuti. Meno di 10 minuti devo fare il sacrario, salvare questo video, copiarlo dentro l'hard disk per portarmelo al mare. Hai capito? Oh, ma qui c'è un cerchio di sassi in cui ne manca uno. Cosa dovrò mai fare? Ma qui c'è un sasso fuori da solo proprio, fuori dal cerchio. Ma aiutiamo il signor sasso a stare nel cerchio, vai. Ok, ho sbagliato. Vai sasso, sei libero! Oppure no, al contrario, prima eri libero. Adesso è incatenato a questo cerchio per prendere un Korogu, che stava qui aspettando soltanto che qualcuno unisse questo cerchio. E quindi sta tipo nascosto di... Adesso, appena qualcuno chiude quel cerchio, esco fuori e faccio... Via pipistrelli, via! Io non ho tempo da perdere con voi, signori. Sacrario di Tomisoke. Tomisoke. Prendiamo la piattaforma di ghiaccio, abbiamo chiuso. Caricamento in corso. Ora, grazie a questo nuovo incredibile strumento, potrò fare colonne di ghiaccio. Non è fantastico, mamma? Mamma, te lo dico io, è fantastico, fidati. Scusa ragazzo, ma vai via. Ah no, ti posso ammazzare con la spada da soldato. Non solo ti posso ammazzare, ti posso far ammazzare anche in modo abbastanza veloce grazie a questa spada. Pium pium. Proviamo a fare una cosa, vediamo. Guardate come rifletto il suo colpo, eh. Ups, non ci ho preso. Dai, risparami. Oh, più! Ma perché non lo prendo? Ops, ho sbagliato. Quanto toglie. I miei tempi fanno schifo, non mi ricordo bene le tempistiche di questi guardiani. Dai, fatti sotto. Dai, non così vicino magari. Pam! That's what I'm talking about, pam! Via, portami su, ghiacciolo, c'è un forziero qua. Con dentro una lancia da viandante. Ok, la mia borsa è piena, di già. Buttiamo questo che non ci serve, ciao. Stavo dicendo, lancia da viandante! Alzati, sedano. E abbiamo tutti gli emblemi. Possiamo andare via, finalmente, da questo attrezzo qua, come si chiama? Questo altopiano, questo ceppo. Sono riuscito a fare tutto in mezz'ora. Cioè, il video sarà tagliato e tutto. Sto guardando il mio timer, perché sono il numero uno! Grazie, grazie, lasciate pure un like, perché sono fortissimo, lo so. Ecco che arriva il vecchio di nuovo, qui. A lui vuole che ci incontriamo qua, sopra il santuario, ma questa parte sarò più che felice di farvela risparmiare. Quindi la chiudiamo qui. Chiudiamo qui questo video, che è stato più che proficuo. Ho fatto un sacco di roba per un episodio, porca miseria, davvero tanta. Beh, se vi è piaciuto, soprattutto mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Sempre ricordando che questo è il vostro caro, affidabile, efficiente padrone dell'amore, Electric. Eek!